ci risiamo con i ricatti delle cosiddette ONG, Open Arms. Lo dico dalla Puglia, sono qui per un intenso giro di diversi giorni, c'è anche il mio amico Domenico Damascelli, questo è il suo comitato elettorale. Allora, oggi Open Arms, arrivata al largo di Palermo, dopo aver caricato clandestini a poche miglia dalle coste della Libia, non è che hanno salvato dei naufraghi, hanno rifatto come prima i taxi del mare, vanno lì, i trafficanti fanno partire degli scafi, loro raccattano persone, poi Malta non li fa approdare, arrivano in Italia sapendo che il nostro governo di sinistra, con i grillini, con Renzi, con la Bellanova, con il PD ovviamente, fa sbarcare tutti, e oggi si sono buttati a mare un'ottantina. Si sono buttati a mare, Open Arms li incoraggia. Più viaggi ci sono, più morti ci sono, più gente si butta in mare, più rischi ci sono. Open Arms e le ONG moltiplicano il numero delle tragedie e delle morti. Questa è la verità che va ribadita. Chi aiuta le ONG, che aiutano i trafficanti di persone, fa moltiplicare i viaggi, moltiplica le tragedie del mare. Noi diciamo basta sbarchi, l'abbiamo detto più volte, basta questa roba. Questi delle ONG di Open Arms dovrebbero andare in carcere perché aiutano i trafficanti che prendono soldi per questi viaggi. Poi invece in Italia ci sono le navi da crociera che a largo troveranno posto anche per questo ultimo viaggio di Open Arms. E voi italiani pagate per i clandestini su cui i trafficanti lucrano soldi. Open Arms e le altre ONG li portano qui e voi italiani, noi italiani paghiamo queste navi. È una vergogna, basta. Open Arms e tutte queste cosiddette ONG devono andare in galera e la devono smettere di speculare su questa gente che istigano forse a buttarsi in mare per fare un ricatto. Noi al ricatto dobbiamo dire no.